Benvenuti e benvenute amiche e amici di Rimedi Divini. Oggi vi parlerò di funghi. Quante volte abbiamo raccolto tantissimi funghi, poi alla fine non sappiamo come conservarli e come pulirli. In questo video vi spiegherò tutto alla lettera. Restate sintonizzati. Partiamo dall'andare a raccogliere tantissimi buonissimi funghi. Ho fatto una raccolta strepitosa in 2 giorni, circa 3 kg di funghi. Ma vediamo come andarli a lavare. Sì, avete capito bene, dobbiamo lavare i funghi, perché noi il terreno non lo portiamo in tavola. Parlate con chi volete, questo è il mio metodo ed è il metodo che usano tutti gli chef. Il fungo va lavato e fatto asciugare per bene, perché non si può portare in tavola della terra. Quindi tagliamo il gambo, se non l'abbiamo già fatto in campo, e dopo lo sciacquiamo con abbondante acqua. Laviamo per bene, perché il terreno, soprattutto nei funghi che hanno le lamelle sotto al cappello, si accumula. Quindi sfreghiamo bene bene le lamelle senza distruggere il fungo. Se avete un pennellino potete spazzolarlo prima, ma comunque il fungo va lavato, come in questo caso. Vi farò vedere le immagini accelerate perché sono tantissimi funghi. In questo caso li sto lavando tutti insieme. Vedete, un buon lavaggio è fondamentale per portare in tavola un fungo salubre, un fungo che non contenga nient'altro che il fungo stesso. Una volta finito il lavaggio dovete, come sempre, farli asciugare, metterli in una scolapasta, in un colino, su della carta assorbente, e tenerli anche una notte ad asciugare. Oppure, se volete, li potete cucinare subito, ma sappiate che sono pieni di acqua, quindi ci metteranno un po' più tempo per far evaporare tutta l'acqua. In questo caso parliamo di pinarello, un fungo molto particolare, appartiene alla famiglia dei Boletus, ovvero la stessa famiglia dei porcini, ed è un fungo che ha bisogno di un trattamento speciale. Va tagliato un po' sul gambo, ma poi va anche tolta la cuticola, che è causa delle diarree, quindi è leggermente tossica, si può dire. Una volta tolta la cuticola, seguiamo lo stesso trattamento che abbiamo utilizzato per tutti gli altri funghi, ovvero lo possiamo lavare, tagliare e cucinare come tutti gli altri funghi. Dopo aver verificato che non ci siano vermi, insetti vari, potete procedere a buttare tutto il resto in un boschetto vicino casa, nel giardino sotto casa, perché state distribuendo spore nell'ambiente circostante. Quindi magari l'anno dopo troverete un bel po' di funghi, quindi pinarello sotto i pini possibilmente, se no altrimenti non cresce. Sciacquiamo per benino e poi possiamo procedere alla cottura anche dei pinarelli. Un fungo facilissimo da poter pulire è il Lactarius sanguifilus, si dovrebbe chiamare, se non ho errato. È un fungo piacevolissimo, molto buono da poter grigliare, ed è facile da pulire, perché basta togliere, diciamo, alla base del gambo dove c'è l'attaccatura col terreno, col micelio, e poi possiamo sciacquarlo normalmente e cuocerlo direttamente dopo averlo asciugato. Dopo averli sciacquati, lavati e asciugati, possiamo procedere alla cottura prima del congelamento, oppure per mangiarli, come in questo caso, gratinati al forno, buonissimi. Quindi cosa faremo? Faremo una cottura a metà. Possiamo iniziare con aglio, olio, se volete anche un po' di peperoncino, e cuocerli per metà, non completare la cottura, lasciarli raffreddare e riporli in dei sacchetti, ovviamente freddi, da freddi, nel congelatore. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale di Rimedi Divini. Ciao, alla prossima!